Sertex Ramenti. Una finestra aperta sul mondo. Official partner Metra. www.sertexramenti.com. È stata una scelta unilaterale dell'organizzazione di non far svolgere la tappa, decisione che avrebbe potuto essere ben diversa, lo ha detto oggi l'assessore allo sport Dadati in consiglio comunale in merito alla tappa piacentina di handbike annullata per mancanza di volontari. Da Fratelli d'Italia la consegna del panettone all'assessore. Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere edile a Pecorara per cause da chiarire. Un operaio 38enne di origini marocchine è rimasto ferito mentre stava montando una piantana di ferro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Parma in elisoccorso. Indice di criminalità, secondo la classifica stilata dal Sole 24 Ore su dati 2022, Piacenza è al 32esimo posto in Italia con 3.481 denunce ogni 100.000 abitanti. Il nostro territorio recupera 8 posizioni rispetto al 2021. Il reato più diffuso è il furto, 10 i casi di omicidio stradale. Circa 40 procedure già concluse per un totale di 41,7 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 3 iter tecnici del valore di 1,9 milioni. Sono alcuni dei numeri che sintetizzano l'intenso lavoro svolto dalla stazione unica appaltante della provincia di Piacenza dall'estate 2022 ad oggi. Il Piacenza torna dalla difficile trasferta di Desenzano con un punto e tanti rimpianti dopo il vantaggio del solito Recino e un palo centrato. I biancorossi si fanno riacciuffare, finisce 1-1. In Serie C due reti in 20 minuti condannano il Fiorenzuola alla sconfitta casalinga contro la Pergolettese. Rossoneri sempre più in zona play-out. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it. Sertex Ramenti. Una finestra aperta sul mondo. Official partner Metra. www.sertexramenti.com.